Ciao ragazzi, volevo fare un breve video per spiegare come iscriversi a RGTDB. RGTDB sarebbe una costola di RGT, un po' come Zwift Power in Zwift. Allora, su RGTDB potete vedere tutti gli eventi, tutti i risultati. Tutti i campionati, campionati passati, campionati futuri, iscrivervi a un campionato, vedere i risultati, vi fa vedere tutte le magiche road disponibili che ci sono nelle sessioni dei campionati, ma soprattutto vi permette di iscrivervi a un club, a un team. Vi fa vedere il vostro profilo, il profilo pubblico. E poi RGTDB stabilisce il ranking dunque. Su Zwift le categorie sono A, B, C e D. Invece su RGT ci sono bronzo, argento, oro e platinum. Per iscriversi a RGTDB dovete fare la registrazione su RGTDB, poi dovete prendere il vostro codice ID della piattaforma. Adesso apriamo la piattaforma e vi faccio vedere dov'è questo codice. Allora, andate su menu, mio account, questo sarebbe il codice. Se voi gli cliccate sopra, lui ve lo copia. Poi andate in RGTDB dopo che avete fatto la registrazione, assicuratevi di aver fatto il login, lo vedete da qui, vedete? Io sono già loggato, per voi fate il login. Poi o andate su una qualsiasi gara che c'è stata, o un qualsiasi evento che c'è stato. Per esempio, ieri sera c'è stata questa qui. Andate su un qualsiasi utente che è registrato in un team. Per esempio, qua abbiamo sa Salvo. Schiacciate su Team Italy, o se volete iscrivervi a un altro team, schiacciate su un altro team. Per esempio, qua vi fa iscrivere a questo club. Però se voi volete iscrivere a Team Italia, schiacciate su un utente che è già iscritto a Team Italia, per esempio Giuseppe Castelli, schiacciate su Team Italia, vi aprirà questa pagina. Io sono già iscritto, però voi che non siete iscritti, in questa zona qua vi comparirà una voce che mi sembra che c'è scritto Joint Required, Joint Requisiti, là. Voi schiacciate su quel link e effettuate la richiesta di registrazione. Capito ragazzi? Registratevi su RGTDB, poi fate il login e fate la richiesta di iscrivervi al Team Italy. Grazie ragazzi, ciao.